poi sì, altri strumenti commerciali sono un po' quelli classici della trade promotion, che sono essenzialmente strumenti di tipo push, quindi vendere al distributore, però sempre con una forte attenzione a non saturare il canale. Difatti a noi quello che interessa molto è ovviamente il sell out, anche proprio per un discorso di condivisione degli obiettivi. Questi strumenti, come potete vedere, vanno da, ad esempio, bonus trimestrali, quindi non un premio di fine anno legato ai budget, agli obiettivi di vendita, ma una trimestralizzazione di questo, giusto per avere un contatto anche più frequente degli obiettivi proprio reali di sell out, anche a più breve termine. Vanno alle classiche strumenti promozionali, tipo anche di marketing, di forme di marketing, nel senso che se il distributore fa una fiera, fa un suo catalogo, coinvolgendoci, noi contribuiamo economicamente e anche con le nostre risorse. Si va ad aiuti di stock rotation, nel senso che, ripeto, a noi la prima cosa che interessa è quella che ruoti bene la merce all'interno del canale del distributore, questo lo vedrete dopo anche nella parte logistica. E poi si va, e questo è interessante, anche a un'azione insieme sui loro clienti, nel senso che se loro hanno dei business importanti, è nostro costume non scavalcare il distributore, come hanno fatto a nostro favore molti concorrenti, ma di andare su questo grosso cliente insieme al distributore per far vedere che c'è una corporate dietro, con i nostri tecnici, i nostri venditori. E questo è molto importante, anche perché probabilmente il professor Velli aveva già individuato questo problema: un'azienda che è così fortemente sbilanciata nella distribuzione perde la visibilità del mercato, del cliente finale. Invece con questo tipo di attività, il fatto di avere tecnici, venditori, che dove c'è veramente il business, dove c'è il cliente importante, dove c'è il champion customer, come si chiama, viene coinvolta, mantiene questa visibilità sull'evoluzione del mercato, sul cliente, sulle sue problematiche, sulle nuove macchine e via di seguito. Quindi anche questo è una condivisione di obiettivi ed è win-win, si può dire, perché da una parte fa comodo al distributore e dall'altra parte fa comodo a noi. Passiamo poi alla parte logistica, che è molto interessante, perché siamo partiti sostanzialmente da una situazione, cominciamo a dire che noi movimentiamo 4.000 articoli diversi, quindi questo dà anche l'idea della complessità. Quindi canale distributivo, non un canale distributivo uguale in tutti i paesi, con produttore, distributore, cliente finale, ma molto articolato, quindi multicanale. In certi paesi c'è di mezzo una filiale, in certi paesi c'è un distributore e ci sono dei rivenditori. In altri paesi abbiamo anche dei contratti che chiamiamo brand label, nel senso produciamo per altri produttori con il loro marchio, che a loro volta hanno dei loro distributori che possono entrare in conflitto con i nostri distributori, quindi una cosa abbastanza complessa da gestire. E qui già parlare di condivisione quando sono strumenti commerciali è più facile, quando si comincia a parlare di logistica, politiche produttive, diventa un po' più complicato, perché c'è quello che abbiamo chiamato il conflitto di interessi, perché è chiaro che per quanto marketing oriented sia, un produttore rimane sempre per il DNA sensibile alle economie di scala, sensibile ai livelli di magazzino, anche perché poi il direttore di produzione è misurato su quelle cose lì. Quindi bisogna un attimo stanarli, portarli dal cliente, ed è qui che nasce poi il gioco del marketing, forse anche più interessante, che si ricollega con cose che sono già state dette, quindi di un marketing che lavora a 360 gradi, che fa un'attività non solo sul cliente esterno, ma anche all'interno dell'azienda, per portare quello che si chiama anche il profumo, per usare un eufemismo, del mercato. Quindi una produzione, diciamo, tesa all'economia di scala, e invece un distributore che ci tiene anche lui ovviamente i suoi livelli di magazzino, di rotazione del magazzino, ma che riceve frequenti sollecitazioni dal suo cliente di flessibilità, puntualità delle consegne, quindi alla fine qui bisogna trovare il compromesso. Il compromesso nasce da una produzione che comincia a pensare con un marketing che si confronta
con una rete distributiva, quindi comincia a sua volta a stratificare, a segmentare il livello di servizio, comincia a guardare come ruota di codici, ovviamente Pareto, Docet, scopre che ci sono l'80% dei codici che sono a bassa rotazione, a bassa media rotazione, e che il grosso del business invece è fatto con un solo 20%. Comincia quindi a fare, a progettare tre diversi livelli di servizio, quindi una classe A, la BC, no? Cominciamo a dire una classe A che viene gestita, prodotta per lo stock, quindi si produce su piani annuali mirati proprio a mantenere certi livelli di stock, che su base auristica sugli ultimi anni si vede che presentano poche oscillazioni. Poi si individua una classe B che non raggiunge quei livelli di rotazione, ma ha comunque una domanda abbastanza sostenuta, e poi c'è una classe C che è quella sporadica, nel senso può passare anche un anno magari senza ordine, però poi quando arriva quell'ordine non puoi trascurarlo perché il distributore ci fa capire che è importante, e così via. Quindi comincia questa produzione a strutturarsi anche per associare dei livelli di servizio a questi diversi classi di prodotto. Quindi si scopre che una classe A è accettabile da 1 a 5 giorni, una classe B è accettabile da 5 a 10 giorni, una classe C da 10 a 20 giorni, o in certi casi può anche eccedere. Ovviamente questo si ribalta anche sull'organizzazione produttiva, perché in certi casi sono stati fatti reparti per la classe A, reparti o diverse modalità produttive per una classe C, e così via. E poi si condivide col distributore, perché è chiaro che poi quello che si scopre, che è facilmente intuibile, che la classificazione ABC che vede il produttore dall'Italia, poi parliamo, no? Per tutto il mondo, è un'integrazione, è una media. Sulla sua realtà locale il distributore può avere una classe ABC completamente diversa. Ecco che allora nasce la condivisione della politica di approvvigionamento, di magazzino, della logistica. Quindi si comincia a concordare con il distributore che lui può alleggerire il suo magazzino sulla classe A, perché tanto quella tu ce l'hai sempre in stock e in uno o due giorni gliela puoi inviare, quindi difficilmente avrà delle rotture di magazzino. E poi si comincia anche a concordare che il cliente di classe C, che ti esplode da un giorno all'altro, per lui invece è un cliente che conosce per nome e per cognome, quindi si può gestire molto meglio che noi dall'Italia, e quindi è meglio che se lo faccia lui il magazzino per la classe C. Facendo tutti gli occupati calcoli, poi si salta fuori che questo diventa un risparmio di magazzino sia per il produttore che per il distributore. Difatti, questi risultati, diciamo, che ha una terza parte, difatti su tutta questa attività è stato fatto un case study da una importante società internazionale che in particolare ha studiato tutto questo progetto anche in funzione dell'utilizzo che è stato fatto dell'ERP SAP per gestire tutta questa parte, in particolare quella produttiva. E come risultati finali abbiamo ad esempio, che cito solo alcuni numeri, le consegne in tempo sono migliorate dall'80% al 96%. Il tempo di consegna è passato da una media di 15 giorni ad un solo giorno per circa l'80% degli articoli. E poi una cosa che mi piace sottolineare, anche perché si è parlato di profitto non come primo target, ma come target conseguente alla soddisfazione del cliente, che in questo caso è prima di tutto il distributore, ma alla fine il suo cliente finale, il magazzino di prodotto finito è stato ridotto del 46%. Ecco che quindi un progetto nato per fidelizzare il distributore e soddisfare il suo cliente finale ha portato anche un miglioramento dei profitti aziendali. Questo è un po'.